È vero che lei ha smesso di fumare? Sì, speriamo di reggere. È un mese. Oggi, dopo quanti anni di fumo? Tanti, tanti, quasi per tutta la vita. Poi mi sono chiesto cosa vuoi fare, il fumatore o l'attore? Ho preferito fare l'attore, tantissimi, 40 anni. E la voce ne ha risentito? La voce era terribile, me l'ha uccisa. Quindi ha sempre combattuto. Certo, c'era il fischio, la notte naturalmente sentivo questo ansimare proprio perché ero come avvelenato naturalmente e quindi stavo anche male, come sono stato male dopo che ho smesso, però grazie a Dio ho smesso. Cosa è stato per lei la sigaretta? Che rapporto vuole che dica che sono andato a letto con la sigaretta? No, sì, comunque a letto ho fumato, insomma. La sigaretta è quella, la compagna di sempre. Io mi ricordo quando andavo al telefono e avevo la sigaretta accesa, dovevo prendere il posacenere, il pacchetto di sigarette e l'accendino, perché se finivo durante la telefonata quella sigaretta dovevo accendere subito un'altra. Come ha fatto a smettere? Non ho fumato. E poi tutto sommato è quella. Dice, ma che poi, questo è l'uovo di Colombo. È l'uovo di Colombo. Non ho fumato, a un certo punto non ho fumato. Avevo inventato un personaggio che aveva smesso di fumare, questo gesto. E lo facevo continuamente.